Nelle ultime 24 ore l'anticiclone africano ha fatto un passo indietro, consentendo l'inserimento di aria relativamente fresca sulla nostra regione, che ha determinato un consistente calo delle temperature, valori che si sono riportati pressoché in linea con la media stagionale, in un contesto peraltro prevalentemente asciutto. Dunque, nessun cambio di circolazione, così come era stato preannunciato, ma solo un break utile a darci un po' di sollievo dopo la persistente ondata di calore, caldo che ritornerà però in maniera veemente nei prossimi giorni, poiché l'anticiclone africano mostra segnali di robustezza ed è pronto ad espandersi con prepotenza verso la nostra penisola, stimolato dall'affondo di una circolazione depressionaria in direzione delle coste portoghesi. Una configurazione barica che si è più volte presentata in quest'estate, determinando ondate di calore di notevole intensità. E andrà così anche nei prossimi giorni, segnatamente a partire da domenica 8 agosto, quando assisteremo ad un incipiente aumento delle temperature, con valori che si riporteranno ben al di sopra dei 30 gradi centigradi ovunque. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Domani, sabato 7 agosto, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature in aumento, venti deboli di direzione variabile, con brezze lungo la costa nelle ore centrali della giornata, mare poco mosso. Domenica 8, condizioni di bel tempo con cielo quasi sereno, salvo il passaggio di qualche nube innocua. Temperature in ulteriore aumento, specie dal pomeriggio, venti deboli da sud e mare quasi calmo. Nei primi giorni della prossima settimana l'ondata di caldo tenderà ad intensificarsi con temperature che potrebbero raggiungere i 40 gradi centigradi su molte località interne. Aumenterà anche il tasso di umidità nelle aree in prossimità della costa, rendendo così il caldo afoso e insopportabile. Vi invito a porre attenzione alla cartina prevista per martedì 10 agosto, dove sono riportate le anomalie termiche previste a circa 1500 metri di altitudine, quindi nella libera atmosfera. Ebbene, notate lo scarto, dai valori medi previsto su tutto il nostro centro-sud. Più 10 gradi centigradi, mentre sul vicino Atlantico ritroviamo una condizione opposta, cioè 5 gradi centigradi in meno rispetto alla media stagionale, questo al largo del Portogallo. Termino qui, ma prima consentitemi una considerazione. Valori prossimi a 40 gradi centigradi che si registrano in più giornate consecutive indicano che siamo in presenza di una situazione che non appartiene certamente all'estate mediterranea, durante la quale, in situazioni normali, è governata dalla presenza dell'anticiclone delle Azzorre, quella figura barica che si estende dal vicino Atlantico, portando cieli limpidi e tersi e temperature massime comprese tra i 27 e i 30 gradi centigradi, con occasionali punte solo di 31-32 gradi centigradi, quindi in maniera occasionale. Giornate assolate che di tanto in tanto regalano anche qualche temporale pomeridiano lungo la dorsale appenninica, giusto a garantire un ricambio d'aria. Quindi le nostre estate, però, da qualche decennio hanno assunto caratteristiche sempre più africane, con caldo eccessivo, cielo offuscato dalla presenza di polveri sahariane e tassi di umidità elevati. Insomma, aria quasi irrespirabile che nuoce gravemente alla salute, in particolare ai bambini e agli anziani. Inoltre, il persistere di temperature molto elevate in un contesto siccitoso determina un notevole riscaldamento delle acque superficiali dei nostri mari, con conseguente accumulo di energia potenziale. Questa è una cosa molto importante, poiché l'energia potenziale che potrebbe essere trasformata in energia cinetica nel momento in cui la circolazione atmosferica subirebbe un cambiamento con l'inserimento di una perturbazione anche di modesta intensità, anche una perturbazione di debole intensità. Sappiamo bene che nell'energia non si crea e non si distrugge, questa è una legge fisica, ma può essere solo trasformata o consumata. E nelle prossime settimane questa energia potrebbe essere consumata generando fenomeni violenti accompagnati da intensa attività elettrica. Credo che abbiate compreso a cosa mi sto riferendo. Dunque, le forti e prolungate ondate di calore, sebbene possano giovare al turismo, rappresentano un potenziale rischio per l'immediato futuro.
che riflettano quelle persone che amano il caldo disumano e magari per 3 mesi ininterrotti. La natura potrebbe presentare il conto e in tempi anche brevi. Quindi è davvero tutto. Come sempre, invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.